Il mio percorso di calligrafa è stato quello di dare spazio al momento dello scrivere rispetto al momento del leggere, per cui nel mio lavoro artistico sono arrivata all'illegibilità totale, che ritengo ancora una cosa molto importante, perché l'atto di scrivere è un atto di espressione che deve essere in qualche maniera separato dal sentirmi in dovere di renderlo leggibile. È Prima di tutto un momento mio. La mia esperienza in ambito educativo e con i bambini è iniziata parecchi anni fa, in effetti credo fosse 2007, lavorando in un istituto comprensivo vicino ad Arezzo con bambini delle elementari e gli insegnanti. Per cui abbiamo lavorato ad un diverso modello per insegnare eh, la scrittura a mano e soprattutto abbiamo lavorato all'idea che serve un modello chiaro, un modello logico. Insomma, questo primo progetto è andato avanti cinque anni, quindi gli anni delle elementari. Percorso un po' lungo che okay. ha portato alla nascita di un'associazione, Scrivere a Mano nell'era digitale, che eh, ha continuato a lavorare con me e adesso sta appunto cercando di inserirsi nelle scuole, di formare eh, persone che poi vadano ad insegnare agli insegnanti nelle loro città, nei loro paesi. E io vedo delle cose incredibili, dei bambini che hanno una difficoltà incredibile perché gli insegnanti non sanno scrivere. Con un modello corretto, gli insegnanti non hanno capito che il modello deve essere un modello condiviso: che esiste un ductus, una direzione del tratto che deve essere insegnata nel modo più logico per legare le lettere. C'è tutto un percorso dietro che, se viene compreso, poi può andare avanti, altrimenti i ragazzi hanno perfettamente ragione a passare al maiuscolo, che è una scrittura più antica, più leggibile, più chiara. Se non gli vengono insegnati i concetti base, non ha senso insegnare a scrivere a mano. Invece i bambini continuano ad imparare a scrivere a mano con modelli sbagliati, quindi a fare tantissima fatica. Bisogna scrivere, bisogna provare a scrivere un pochino e ti rendi conto di queste cose. Ci sono studi scientifici che confermano che scrivere a mano è importantissimo per tantissimi motivi. Questo rallentare che è necessario quando si scrive a mano è una cosa che effettivamente ti porta, ti, ti calma, ti porta a concentrarti. Cioè, rallentando, sei là con te stesso che scrivi questa cosa, che la interiorizzi. Tutti noi abbiamo difficoltà a stare al passo con questa continua innovazione, con questa velocità, no? questa corsa, non si sa bene cosa. I bambini si trovano coinvolti dentro questo mondo e non sanno dove prenderlo e per forza hanno tutte queste difficoltà, gli vengono proprio tutte buttate addosso, capito? Quindi il problema è vasto, però diciamo che la scrittura a mano è una di quelle cose piccolissime che però stanno proprio alla base di tutto questo diverso modo di concepire, se vuoi, la vita stessa, perché la scrittura è proprio alla base della nostra necessità di espressione, cioè, il segno, il fare un segno risale all'origine dell'essere umano, quindi andiamo a toccare dei eh, dei tasti molto importanti, molto profondi. Le forme della scrittura, come diceva Cardona, identificano e comunque modificano il pensiero addirittura, cioè forma e contenuto sono un tutt'uno in sostanza. Quindi nelle forme c'è veramente la storia di un popolo. In Cina avevano pensato di passare all'alfabeto latino perché? Perché è molto più democratico, perché è molto più facile da comunicare, molto più facile insegnarlo, no? 26 forme anziché le 40.000 che hanno loro. Quindi c'era stato questo questo pensiero e poi si sono resi conto che la scrittura cinese è uno degli elementi più fondanti del loro essere cinesi, è un elemento proprio che caratterizza così tanto il loro popolo che non potevano buttarlo via. Se ci pensiamo, se guardiamo, la scrittura veramente ha questa forza, racchiude in qualche maniera proprio la, la cultura di un popolo nelle forme. Nel caso nostro la scrittura occidentale ha avuto un percorso eh, proprio di riduzione assoluta fino a poche forme, ci ha consentito un aumento della comunicazione incredibile fino al computer oggi. Quello che abbiamo perso è tutta la parte dell'espressione, stiamo parlando dell'espressione di tutti, ecco l'abbiamo un pochino persa.